Primo dicembre a Genova il nuovo Vaffa Day, lo annuncia Grillo, per fermarci dice serviranno i carri armati. Il leader 5 Stelle torna poi ad attaccare il Quirinale e domani è probabile l'incontro con i parlamentari. Bruno Luverà. Un nuovo Vaffa Day il prossimo primo dicembre a Genova, annunciolo da Beppe Grillo sul blog. Il V-Day ha un forte valore simbolico per il Movimento 5 Stelle. Grillo lo convoca per lanciare la campagna di liberazione dal blocco di potere e di incapaci, scrive, che ha spolpato il paese. Critica anche al capo dello Stato la sua rielezione avvenuta con i voti di Berlusconi. Nell'analisi del cofondatore del Movimento, i 5 Stelle, da quando sono in Parlamento, sono stati aggrediti mediaticamente, un vero e proprio bombardamento operato da un'informazione disgustosa per impedire cambiamento. A questo punto l'unico sbocco politico possibile è elettorale, a partire dalle europee. Sul governo Letta il giudizio dei gruppi di Camera e Senato dei 5 Stelle è convergente, illegittimo, sovversivo, attraversato da numerosi conflitti di interessi. Quando i soldi bisogna darli alle banche private degli amici e all'Europa, i soldi si trovano sempre. Quando servono per risolvere i problemi dei cittadini, i soldi non si trovano mai. Ma che politica è questa? E mentre una delegazione di parlamentari a 5 Stelle è stata ricevuta in Vaticano dal sostituto segretario di Stato Monsignor Becciu, domani potrebbe svolgersi l'incontro di Grillo e Casaleggio con deputati e senatori per fare il punto dopo la sua sconfessione dei senatori che avevano ottenuto la cancellazione del reato di immigrazione clandestina.